Per acquistare crediti, EasyVolt è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito. Link in descrizione col mio codice coupon. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono in compagnia del mio cane che non so se lo vedete là dietro che dorme sul mio letto. Pronto per il terzo pack opening, il terzo e ultimo pack opening visto che ho solo 1500 FIFA points. Ci sono questi, attenzione, pacchetti da 15.000, cioè da 300 FIFA points. Contiene il doppio degli oggetti di un extra raro, quindi 7 rari. Io direi di prendere 5 pacchetti di questo, proprio ignoranti, visto che appunto ne mancano solo 5, manca poco tempo, scade tra poco, quindi fiondiamoci su questi pacchetti e non ci pensiamo più. Spero di trovare qualcuno di decente, qualcosa di buono, perché nello scorso episodio comunque abbiamo trovato Hummels che non è niente male. Adesso sta andando il primo pacchetto che ci fa trovare un trequartista Koke, niente male, un 83. Poteva uscire qualcosa di meglio magari, però Koke per me non è niente male. Adesso non so neanche a dire la verità a quanto sta. Abbiamo ottenuto un pacchetto prestito che non so proprio cosa sia, a dire la verità. Andiamo a vedere un attimo quanto sta Koke, perché comunque è un 83, non è niente male. Beh, da qui non si vede molto bene. Diamo confronto a prezzo. 10.000, 9.000, niente male. 10.000 crediti al primo giocatore del primo pacchetto, niente ma niente male. Andiamo appunto con il secondo, 2 di 3, no, 2 di 5 volevo dire, 300 points, quindi se ne vanno. Dicevo, scorso episodio è andato bene, questo ho cominciato nel migliore dei modi, vediamo se continua così. Troviamo un terzino destro rumeno che è Radu ovviamente, poi troviamo Sessegnon, troviamo Aigner, troviamo Frey che non è niente male, vabbè. Vediamo qui se troviamo qualcos'altro. Un altro pacchetto gratis, argento. Quindi siamo a più un pacchetto argento in più e un pacchetto prestiti che sinceramente non ho proprio capito cosa sia. Adesso vediamo. Comunque apriamo questo nuovo pacchetto con i FIFA Points. Ne mancano oltre a questo altri due e poi scadono, cioè poi finiscono. Troviamo qui niente di raro. Troviamo Adler che è un discreto portiere, ma nessun raro, cioè su 7 rari che si possono trovare, io non trovo nessun raro giocatore, ma 200.000 contratti e altre cavolate che non servono a niente. Ok, quarto e penultimo pack, apriamolo senza perderci troppo in chiacchiere. Griezmann nel primo. Cioè, nel pacchetto, difensore centrale, pensavo qualcosa di meglio di Kabul, però dai, Kabul non è malissimo, potevamo trovare qualcosa di meglio, ovviamente. Dramé, vabbè. Andiamo, raga, con l'ultimo pacchetto. Apparso Messi appunto sul pacchetto. Apriamolo di ignoranza, speriamo ci porti bene. Preghiamo tutti insieme, lasciamo un bel like, vediamo cosa ci esce fuori. Un esterno destro. Un Tore che comunque è buono, però poteva uscire qualcosa di meglio, anche perché costano un sacco di FIFA points questi pacchetti. Però non è niente male, certo preferivo qualcosa di più, ecco. Comunque adesso raga andiamo con. Che bello sta maglietta. No, pensavo fosse migliore. Andiamo con l'ultimo pack, anzi gli ultimi due che sono appunto quelli gratis che ci è andato. Vediamo cos'è questo pacchetto prestiti Ultimate Team. Penso conterà giocatori che ti danno in prestito per qualche partita. Infatti troviamo Fabregas in prestito per 7 partite e boh, poi basta. E per concludere abbiamo questo pacchetto argento. Pacchetti argento che sono buoni, si trovano buoni giocatori argento rari. Se ci fa trovare un giocatore argento raro, purtroppo no, troviamo un giocatore non raro. In prota, grandissimo Zore e comunque nient'altro di interessante. Comunque, raga, spero che comunque questo pack opening vi sia piaciuto. Non è andato malissimo, certo poteva andare meglio visto che abbiamo usato pacchetti. Abbiamo aperto pacchetti un po' più consistenti, ma che in fin dei conti non ci hanno fatto trovare grandissima roba. Comunque, lasciate un bel pollice in su, un bel like per questo video. Adesso fatemi sapere nei commenti che squad builder vorrete vedere nei prossimi video, se vi volete già che vi porto qualche ibrida, anche argento magari se vi può interessare. Fatemi sapere appunto che altri tipi di video vorreste vedere sul mio canale, iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter e Instagram, tutti i link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, bella raga!